Buonasera, sono molto contento di essere qui, anzi per la seconda sera di fila. E vorrei cominciare a parlarvi di queste connessioni moderne, un passaggio del libro di cui questa sera voglio appunto farvi partecipi. Dice così: la felicità senza un felice lavoro quotidiano è impossibile. Più che giusto, dissi. Perché avevo l'impressione che il vecchio mi facesse un po' la predica. Ma rispondete alla mia domanda, come avete conquistato questa felicità? In breve, rispose, con l'assenza di coercizioni artificiali e con la libertà per chiunque di fare quello che sa fare meglio, unita alla conoscenza di ciò che vogliamo che il lavoro produca. Devo ammettere che a quest'ultima siamo arrivati lentamente e faticosamente. Credo che però l'idea appunto che non si possa essere felici senza una felicità che si tragga dal lavoro che si fa quotidianamente sia proprio una specie di motivo conduttore che tra l'altro allinea tutti quelli che mi hanno preceduto questa sera. Ora, in realtà appunto questo libro di cui parliamo è un libro scritto nel 1891 da William Morris e il suo titolo è News from Nowhere. Cioè notizie da nessun luogo. È uno strano libro, è un libro che ha fatto scuola in un certo qual modo e io voglio farvene assaggiare un po' di trama. Intanto dire chi era William Morris, è stato un poeta, è stato uno scrittore, è stato un traduttore, ha tradotto dal greco, ha tradotto dal latino, ha tradotto addirittura dal norreno, dalla lingua dell'Edda scaldica, è stato un grande tessitore, tra l'altro, ed è stato pittore ancora, è stato progettista, insomma si potrebbe dire un grande umanista del XIX secolo. E fa parte di quel gruppo che diede poi vita alla cosiddetta fratellanza preraffaellita in Inghilterra, circa alla metà del XIX secolo. Morris era nato propriamente nel 1834, morirà nel 1896. Ora, questa fratellanza preraffaellita era stata ispirata soprattutto da John Ruskin, lo vedete qui Ruskin in alto, tra l'altro, ed è una cosa un po' strana in realtà, perché dentro la culla della rivoluzione industriale, cioè l'Inghilterra e Londra in maniera particolare, comincia a nascere una opposizione all'idea della meccanizzazione del mondo, all'idea addirittura della secolarizzazione in se stessa, della realtà, e anche al concetto stesso di progresso. Si comincia a pensare, cioè, che il progresso porti in realtà una serie di perdite, una quantità di perdite, proprio nella vita individuale e nella vita collettiva. E allora da qui comincia una sorta di grande sogno di riumanizzare, si potrebbe dire, proprio anche il mondo moderno, il mondo della tecnica. È una specie di strana rivoluzione conservatrice che nega l'idea del progresso e afferma quella di tradizione e di memoria. È una sorta proprio di ripristino, quindi di epoche precedenti a quella del tempo, a quella presente, ritornando anche a un medioevo fantastico, a una cultura gotica. È strettamente intrecciata però anche storicamente a un certo ritorno al classicismo, cosa che peraltro è tipica per esempio del XV secolo. Quindi i modelli, per esempio, che sono i modelli che anche lo stesso John Ruskin proponeva, erano Venezia del 400, Firenze del 400, con tutto quello che questo significava da un punto di vista soprattutto del rapporto fra arte e società. Perché il problema fondamentale, ciò che gli artisti che facevano parte del gruppo dei preraffaelliti, oltre a William Morris, Dante Gabriel Rossetti, Edward Burne Jones e altri, ecco, il tema era quello di riuscire sostanzialmente con l'arte proprio a modificare la realtà, a modificare il mondo. Grandi sforzi, naturalmente, quindi è un lavoro anche che si porta dentro una riflessione sul fare arte, sulle arti applicate, naturalmente, e che piano piano lo stesso Morris proprio ha tradotto anche in attività imprenditoriali. Ma cosa ne vediamo adesso? È un po' come se tutto questo sforzo egli nel 1891 l'avesse proprio sintetizzato all'interno di questo bellissimo appunto romanzo che si chiama News from Nowhere, Notizie da nessun luogo. Ora, l'idea del romanzo è quella di raccontare una storia, l'io narrante in realtà si impossessa
di una storia di qualcuno che rimane innominato, e questa storia comincia nel corso di un'animata discussione in una lega socialista nel centro di Londra, dalla quale un certo personaggio si stacca, va a prendere la metropolitana e arriva fino al borgo di Hammersmith sul Tamigi. È un borgo piuttosto degradato, dove appunto l'industrializzazione produce inquinamento, quindi il contesto che ci viene raccontato è un contesto appunto moderno, ma nel senso negativo del termine. Forse questo personaggio ha proprio dentro di sé però una sorta di ispirazione, quella di rifare il mondo in modo diverso, almeno cominciando a sognarlo, magari come diceva o come suonava il motto già della società fabiana, no? Di rimodellare il mondo secondo i desideri del cuore. Insomma, questo personaggio va a dormire e poi il giorno dopo si risveglia. Questa è Hammersmith, questi sono i luoghi, per capirci, dell'inizio di questo appunto romanzo, e si risveglia e nel giorno dopo comincia a vedere che la stagione è mutata. Non è più inverno, si sta andando verso la primavera, ma i colori sono cambiati, il Tamigi ha un altro insieme di riflessi, ci sono insomma una chiarezza nell'aria, qualche cosa che in qualche misura proprio gli fa comprendere piano piano di essere arrivati in un altro mondo. Ora, in questo altro mondo, che è nient'altro che la sua casa, che si è mutata appunto in una situazione differente, comincia ad incontrare una serie di personaggi. Per esempio si avvicina alla costa, alla riva del fiume, e lì incontra un barcaiolo. E si accorge però che questo barcaiolo è vestito come un uomo del 400 fiorentino. E comincia a vedere che tutte le persone che sono intorno hanno una foggia d'abiti che ricorda quelle che io qui ho messo dai ritratti di Botticelli, i ritratti del ghirlandaio, ed è una cosa ovviamente assolutamente sorprendente che sia venuta una cosa del genere. Insomma, sente che questo cambiamento lo porta anche ad avere un contatto con la natura, vede la chiarezza dell'acqua, per esempio, e chiede di poter fare il bagno. Questo barcaiolo lo porta in mezzo al fiume, lui si immerge nel Tamigi, e quando emerge dal Tamigi, in realtà guarda dove là c'era un ponte, un brutto ponte fatto di ferro soltanto, e trova un ponte che gli sembra bello come il Ponte Vecchio di Firenze. E questo ovviamente lo sconcerta, no? E questo è un fatto che lo porta evidentemente a pensare che deve essere successo di qualcosa di strano. Ecco, non è forse questo stesso ponte che vi ho messo qui, ma insomma sembra questo un ponte gotico, un ponte che porta dentro un senso di favola. Vicino, e poi vi farò vedere anche perché ci sono degli schizzi di Aldo Rossi, di questo strano mondo un po' incantato che ricorda un po' la metafisica di De Chirico. E parlando di nuovo con il barcaiolo, dice: ma questo ponte da quanto tempo esiste? Ah, dice, l'hanno inaugurato l'anno scorso, cioè nel 2003. Cioè lui scopre di essere nel 2004. Quindi il salto incredibile che è avvenuto in questo tempo lo ha portato appunto nel 2004, dove sono avvenute queste cose straordinarie. E in questo contesto di cose straordinarie, gli incontri si susseguono uno più bello dell'altro. La casa in cui viveva è diventata una specie di locanda, dove ci sono delle donne molto belle, tra l'altro tutte molto disponibili e molto legate agli uomini più da rapporti di amicizia che d'altro. Ecco, un po' come se ci fosse proprio questo spaccato, vedete in alto dipinto famoso di Dante Gabriel Rossetti, a destra in alto le tre grazie di Edward Burne Jones, insomma è, come dire, tutta la pittura raffaellita che viene descritta da Morris appunto, e i contatti anche con queste donne sono molto semplici, sono contatti dati proprio anche dalla franchezza, si capisce che si potrebbe comunicare anche sessualmente con queste donne stando sullo stesso piano. Però lui si sente sempre più a disagio, infatti gli chiedono da dove viene, perché ovviamente lui non potrebbe essere di quel tempo, no? E quindi lui dice, ma sono uno straniero, e da quel momento in poi viene chiamato il signor ospite. E poiché questo signor ospite fa tante domande e naturalmente gli si vorrebbero dare delle risposte, il barcaiolo, che gli racconta di aver fatto
quella scelta di fare il lavoro perché è quella verso cui si sentiva portato, e tanti altri presenti lì dicono la stessa cosa, si offre di portarlo a Londra a incontrare un certo vecchio che gli racconterà tutto quello che succede in quel tempo. Infatti è bellissimo che questi contesti che vedete qui riportati, appunto queste donne eccetera, su una bella carrozza trainata da un cavallo bianco, questo barcaiolo che si chiama Dick porti il signor ospite verso Londra. Ecco, è una bellissima gita che viene fatta, e tutti i luoghi che erano i luoghi scuri, plumbei della rivoluzione industriale sono rifioriti, come vedete, in questi spaccati. È come se si fosse ricreata una civiltà fatta di piccoli villaggi, come se non ci fosse più il senso della metropoli, come se non ci fosse più il senso di tutto ciò che è connesso strettamente, ma in un certo qual modo si fosse creata una situazione di anima, di respiro. Tutte le descrizioni che Morris fa in questo libro richiamano molto, appunto, per esempio, lo stile che Antoni Gaudí ha usato a Barcellona, le case, vedete qui alcuni esempi appunto famosi di case di Gaudí, perché è chiaro che poi quella poetica pre-raffaellita si è espansa in Europa, e dove voi vedete che le connessioni forti sono fra stili diversi, come se si vedesse la presenza della Persia, la presenza appunto della civiltà bizantina, no? E tutte quante le memorie si sono legate in uno stile in cui tutto in un certo senso combacia. Bellissimo è poi il senso proprio della riforma del lavoro, nel senso della felicità, della comunità. Non c'è più un mercato aggressivo, ma c'è uno scambio delle merci, ciascuno si sente consumatore e insieme produttore, quindi c'è questa dimensione proprio di riforma dello stare al mondo, diciamo pure in una dimensione di amicizia e insieme di amore. Queste mani molto belle disegnate da Dante Gabriel Rossetti sono le mani di Dante e di Beatrice, non a caso, perché chiaramente anche in questo senso c'è un richiamo, fra l'altro, proprio alla figura stessa di Dante. Ecco, e sono descritti poi tutti questi edifici, e insieme a questi edifici poi compaiono anche donne bellissime, come queste che vedete dipinte proprio da Dante Gabriel Rossetti, e quella al centro è proprio Jane Morris, tra l'altro è la moglie, è stata la moglie di William Morris, e anche qui però per una grande liberalità di rapporti in realtà c'era un ménage à trois famoso, appunto i tre appunto praticamente convivevano, e convivevano inizialmente nel Kent, in quella Red House che Morris fa costruire, che fosse proprio il primo crogiuolo di quello che possiamo considerare il design moderno. Poi ci saranno anche altri luoghi, ecco, ma vedete, il mondo sostanzialmente è questo. E ecco, i luoghi che vengono descritti poi appartengono anche alla vita di Morris, e quello che vedete sotto sono proprio i prodotti che Morris, il quale fra l'altro è un uomo che disponeva di molti soldi, appunto, ha potuto far costruire o costruire in alcuni laboratori della sua Morris & Co., che viene fondata nel 1861, a tradurre proprio questo sogno di riforma del mondo, di rifare il mondo, anche nella vita quotidiana, quindi nelle sedie, nei tavoli e in tutto quanto. Tra l'altro poi effettivamente la Morris & Co. aveva un negozio a Londra, aveva una quantità peraltro anche di commissioni, produceva tra l'altro la famosa carta da parati che è stata appunto poi celebre nel mondo. La cosa curiosa è che con tutte queste contaminazioni che si ritrovano, ci sono state in effetti poi delle conseguenze lunghissime. Io mi sono sbarrotito a vedere per esempio quanto Kubrick in 2001 e l'Odissea nello spazio, per esempio, riprenda curiosamente proprio nell'astronave un disegno che è proprio di un interno progettato da William Morris, o come peraltro un'altra figura che risente tanto di questo tipo di contaminazioni sia stato David Bowie. Forse David Bowie è stato l'ultimo pre-raffaellita, si potrebbe dire, no? In questo c'è tutta la dimensione anche di una dimensione sessuale particolare. Ecco, anche qui ci sono, come dire, dei dati interstiziali, delle comunicazioni. Quindi credo che sia stata una forte spinta appunto che Morris ha dato, e che questo libro in particolare riflette. Londra appare totalmente trasformata in una città giardino, dove sono state salvaguardate soltanto proprio le vestigia gotiche, quindi come l'abbazia di Westminster, ecco, e
tutto respira adesso a rovescio, si potrebbe dire, rispetto alle chiusure della rivoluzione industriale, proprio in un moto si potrebbe dire opposto, salvo la British Library, cioè il British Museum, che è rimasto e dove il nostro Morris, cioè il nostro in realtà signor Guest, incontra il vecchio Hammond, che è quello con cui parlava all'inizio e che gli diceva che non si può essere felici senza fare il lavoro che dia felicità, e che gli racconta poi tutto quello che è avvenuto e come sono cambiati gli usi, come sono andati i costumi, la parità fra l'uomo e la donna naturalmente, e quindi tutto un insieme di elementi che non producono propriamente un mondo del tutto felice, ma un mondo che tenta proprio di tener fede alla dimensione umana, per cui la donna magari si lega all'uomo, poi però può separarsene liberamente e viceversa, e allora si pone il problema dei figli, però al tempo stesso nessuno è punito per aver abbandonato la famiglia, cioè ci sono tutta una serie di elementi appunto che fanno pensare anche a un possibile miglioramento, e le vesti naturalmente sono quelle sempre che ci rimandano appunto al 400 fiorentino con tante varianti. Vedete qui per esempio di fianco un dipinto proprio di Edward Burne-Jones dedicato alla propria figlia sulla destra. Ora Hammond racconterà al nostro signor ospite quello che è successo, non tutto è andato così bene, in realtà racconta che alla fine del Novecento c'è stata una tremenda guerra civile che ha opposto il capitale al lavoro, una guerra cruenta che però a un certo punto è stata risolta perché le due fazioni in lotta si sono messe d'accordo a cominciare dalla salvaguardia del patrimonio culturale e hanno in un certo qual modo stipulato i primi armistizi pensando proprio di salvare la tradizione dell'arte, cioè come se l'arte fosse stato il linguaggio che hanno cominciato a riparlare proprio per superare quel conflitto tremendo che si era creato appunto fra capitale e lavoro. Anche questo è un fatto progettuale. E allora ecco che ci sono degli architetti, per esempio, che hanno ridisegnato proprio la Londra che il nostro Morris ci fa vedere dopo questa guerra civile, quindi dopo che si sono risolte le questioni. Vedete che è proprio Londra e questo è il panorama di una Londra e di un'Inghilterra appunto risanata attraverso il rapporto con la natura. La cosa interessante è che in realtà questi non sono soltanto dei sogni, perché se io torno rapidamente a Barcellona e vado a vedere questo ospedale della Santa Croce di San Paolo, proprio costruito dall'architetto Luis Domènec i Montaner, è come se mi trovassi all'interno di quella Londra. È come se in un certo senso ci fosse stata anche là un'applicazione proprio di questo principio. E questa sintesi, forse questa idea legata molto all'individualità, l'ha poi ripresa davvero il nostro architetto Aldo Rossi nel suo Teatro del Mondo, che è una specie di sintesi di questo News from Nowhere, almeno da un punto di vista architettonico, che è diventato poi l'emblema, si potrebbe dire, di queste connessioni che si portano addirittura a livello planetario. Ecco il Teatro del Mondo, forse questa è la vera individualità, forse questo è il vero non luogo. Questo forse è il modo anche giusto, credo, per passare dal villaggio globale a quella che mi piace chiamare la globalità dei villaggi. E questo forse è anche un modo, un invito a guardare quello che noi abbiamo già, un modo per guardare quello che abbiamo, forse dove siamo stasera, è come se in un certo qual modo potessimo, attraverso le News from Nowhere, tornare a casa e riguardare, riscoprire con la memoria anche il luogo stesso nel quale ci troviamo. Dunque, direbbe T.S. Eliot, not farewell, but far forward voyagers, non buon viaggio, ma avanti viaggiatori. Grazie.